La storia del Cocker Spaniel inglese è un po' confusa, tuttavia possiamo dire che questa razza ha origini intorno al XIV secolo. Il loro innato istinto da cacciatori e il loro fiuto eccezionale ha dato il via alla sua diffusione in tutto il Regno Unito, luogo in cui, in quegli anni, la caccia era molto in voga. Una delle caratteristiche più belle di questa razza è senza dubbio il pelo. È formato da due strati, un sottopelo corto e più spesso e un pelo di guardia più esterno, che è leggero e setoso, con un bellissimo effetto ondulato che lo rende morbidissimo al tatto. Ma il pezzo forte del Cocker sono senza alcun dubbio le orecchie. Lunghe e pendenti lungo i lati del muso, hanno un'attaccatura bassa e sono rivestite da una pelliccia delicata che le rende morbidissime. Quando il cane si muove, le vedrete oscillare da una parte all'altra, creando un effetto davvero molto divertente. Per quanto riguarda il carattere, il Cocker è un cane gentile e affettuoso. Si affeziona moltissimo al padrone e alla sua famiglia, e in generale ama stare in compagnia. Non per niente è spesso protagonista di corsi e sedute di pet therapy. È allegro e divertente, e sarà sempre pronto a giocare con tutti, anche se inizialmente può sembrare un po' timido con le persone che non conosce. Ma fidatevi, basterà davvero poco perché diventi amico di tutti. Sicuramente un percorso precoce di socializzazione con persone ed altri animali lo aiuterà moltissimo a superare la sua timidezza e gli permetterà di diventare un cane perfettamente equilibrato. Il Cocker ha la fama di essere un cane abbastanza testardo. Questo perché cercherà sempre di ottenere quello che vuole, facendo leva sul suo aspetto tremendamente dolce. Soprattutto quando si tratta di cibo, sarebbe disposto a fare qualunque cosa, e infatti proverà in tutti i modi a farsi dare un pezzetto di qualsiasi cosa gli capiti davanti. Sarà molto importante educarlo sin da cucciolo, fissando delle regole ben precise, insegnandogli cosa è giusto e cosa è sbagliato, per evitare in futuro di avere un cane viziato. Tutto questo però dovrà essere fatto con gentilezza e delicatezza, perché si tratta di un cane molto sensibile, che essendo sempre dolce e affettuoso, dal suo padrone si aspetta lo stesso comportamento. Quindi, se viene trascurato o trattato in modo brusco, potrebbe addirittura offendersi e diventare permaloso. Nulla che non si possa recuperare con una bella dose di coccole e massaggi, soprattutto alle orecchie. Gli esemplari di questa razza possono vivere tranquillamente in appartamento, però per farli stare bene è importante mantenerli attivi e in forma, dedicandogli almeno un'ora al giorno per l'attività fisica, con lunghe passeggiate, corse e giochi. Questo vi consentirà di tenere sotto controllo il loro peso. Grazie al suo carattere molto giocoso, il Cocker è un cane che va d'accordissimo con i bambini. Adora giocare e divertirsi, lasciandosi coccolare a più non posso. Ovviamente sarà importante educare i bambini a rapportarsi al cane, perché un comportamento sbagliato potrebbe causare delle reazioni spiacevoli o dannose per il vostro cane. Se ben curato, un Cocker Spaniel ha un'aspettativa di vita che mediamente si aggira tra i 10 e i 12 anni, numeri che ovviamente possono variare, a seconda dello stile di vita del cane. Di base il Cocker è un cane robusto e forte, ma come tutti i quattro zampe può essere predisposto a sviluppare malattie specifiche e nel loro caso sono soggetti sensibili ad allergie. I punti deboli principali del Cocker sono sicuramente gli occhi e le orecchie. Le orecchie soprattutto sono delicatissime ed è comune che soffra di infezioni perché la loro forma non consente all'aria di circolare correttamente sia nella parte esterna che in quella interna, causando così la formazione di batteri. Ecco perché è importante spazzolarlo regolarmente tutti i giorni ed una corretta e regolare toilettatura diventeranno fondamentali. Prima di un acquisto vi invitiamo caldamente ad informarvi in autonomia sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio in tutte le vostre scelte. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sulle prossime pubblicazioni. Qui da Mondo Cane è tutto. Al prossimo video!